Avete visto per caso qualche sgommata? E già, signori, forse avete proprio intuito bene. Eh sì, signori, perché l'R8 qui dietro finalmente è arrivata anche a trazione posteriore. Quindi abbiamo anzitutto il nome R8 V10 RWS, che identifica appunto la trazione posteriore. Sotto il cofano, ovviamente non quello anteriore, ma quello posteriore, e qui si vede, c'è un bellissimo, incantevole, prestigioso V10 FSI che scarica a terra la bellezza di 540 cavalli. 3,7 secondi nello 0-100 ed una velocità massima superiore ai 300 km orari. Beh, in effetti devo dire che la R8 a trazione posteriore fa veramente tanta gola agli appassionati. Era un po', diciamo, la chicca che mancava, se vogliamo, diciamocelo francamente. Beh, adesso c'è. Volete sapere il prezzo? Beh, per questa versione, che dovrebbe essere esclusivamente a trazione posteriore, come vi ho detto, ma con cambio automatico, si parla di 140.000 euro per la versione entry level. Poi chiaramente, da buon Audi, da buona vettura di prestigio, ci sono tantissimi optional che fanno salire il prezzo. Carbonio a profusione, insomma, chi più ne ha più ne metta. Detto questo, voi che cosa ne pensate dell'R8 V10 a trazione posteriore? Meglio o peggio di quella integrale che c'è attualmente in commercio? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando.